Repubblica li soffocavano sti qua. Ecco qua che siamo tornati in diretta, un break pubblicitario particolarmente vivace qua in studio. Sì, il dibattito ha continuato a porte chiuse. Adesso torniamo a parlare con i nostri telespettatori, ma lanciamo un contributo che vuole essere anche un po' una provocazione. Di Maio che parla del sistema di elezione da parte, di consenso da parte del sistema Rousseau. Prego. Movimento contributo 5 numero Stelle sarà la forza politica di maggioranza. È un voto plebiscitario, l'80% ha votato per il sì. Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi del fatto che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80.000 cittadini italiani che hanno votato su una piattaforma digitale che è un unicum al mondo. L'alleato, diciamo, Partito Democratico, come vede questa richiesta di suffragio per costruire un governo? E se fosse andata alla rovescia? L'unica elezione che hanno vinto loro del PD è quella su Rousseau. Sentiamo scoprire. Tanto non poteva andare diversamente. Ecco. Era praticamente impossibile che andasse diversamente. Cioè, lei dice detto questo, io da sincero democratico, guardi che io vengo da un partito che porta 2 milioni di persone a votare per il segretario. Certo, primario. Noi li certo. Eleggiamo direttamente, non è che decide uno la mattina chi fa il segretario del Partito Democratico. Quindi io sono per sentire la base sempre e comunque. Poi aggiungo due cose. La prima, che non c'era alcun dubbio che Rousseau avrebbe votato in maniera quasi plebiscitaria a favore del governo, perché è ovvio. Insomma, non sto neanche a spiegarlo. No, lo spiego perché. Perché il Movimento 5 Stelle ha un progetto di governo e vuole governare per l'intera legislatura. Ci ha provato con loro, non c'è riuscito, anzi, ci ha provato malissimo, devo dire, con la Lega, perché a un certo punto eravamo di fronte a una forza di governo col 32%, una forza di governo col 17% che ha fagocitato quella del 32%. Probabilmente faranno tesoro di questa, ahimè, faranno tesoro di questa esperienza e non faranno lo stesso con noi, io spero sempre, invece che lo facciano anche con noi, ma a parte lo scherzo, voglio dire, ci sono effettivamente molti, e lo ha riconosciuto anche Silvia prima, ci sono molti più punti di convergenza fra noi e loro che fra loro e la Lega, diciamo la verità. Cambieremo un po' di cose che sono state fatte, altre cercheremo di farle in maniera molto diversa, prima di tutti i rapporti con l'Europa, e porteremo a casa l'intera legislatura. Questo è il mio progetto. Dubito. Compresa l'autonomia. Allora, voi avete un'occasione, no? Abbiamo un'occasione. Sempre tutto contrario. Io sono personalmente contrario, la mia origine calabrese. Quale autonomia? Ditelo. No, un'autonomia molto più logica. Meno. Allora, cosa dice della piattaforma adesso? Ricordare un po' come sono stati avvenuti i fatti negli ultimi mesi. Subito dopo le elezioni europee, Matteo Salvini era impegnato sul decreto crescita, sul decreto sicurezza bis, si è concentrato molto sui programmi, quindi con uno spirito pragmatico ha cercato fino in fondo di rispettare gli accordi, con uno spirito di assoluta lealtà e fedeltà nei confronti della nostra controparte contrattuale. In quel momento non stavo pensando di staccare la spina, perché continuava a ripetere: dobbiamo pensare a lavorare. Penso che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato l'atteggiamento che i 5 Stelle hanno continuato ad osservare nei 2 mesi a venire, in giugno, in luglio, in agosto, fino a mettere in dubbio la fiducia sul decreto di sicurezza. La piattaforma Rousseau, cosa ne pensa? Sulla piattaforma Rousseau io penso che prima è stato citato il presidente Mattarella, il suo ruolo di garante, il ruolo che ha rivestito in queste ultime settimane. Io penso che abbia agito secondo Costituzione, perché Matteo Salvini era convinto che non ci fossero alleanze di governo alternative e che si sarebbe andati immediatamente al voto, ma il compito del Capo dello Stato è quello di verificare se ci sono altre possibilità in base al risultato elettorale del mese di marzo 2018. Ma il risultato della piattaforma Rousseau?
Penso che sia del tutto ininfluente, irrilevante, che non sia uno strumento ammissibile, nel senso che, ripeto, il governo è espressione della maggioranza parlamentare che lo sostiene, quindi in base al risultato elettorale del mese di marzo del 2018. La legislatura dura 5 anni. Però non è variabile, certo, a seconda del cambio di orientamento degli elettori. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle ricorre alla piattaforma, lo so perché l'ha fatto anche col governo della Lega. Sarebbe ammissibile se il governo fosse eletto dai cittadini, ma il governo... Anche col governo della Lega ha avuto un maggiore afflusso di consenso rispetto all'attuale governo. Io non credo a queste verifiche, a questi strumenti di controllo della volontà popolare, mediatici o telematici. Io penso che vada rispettata la Costituzione. I cittadini italiani devono eleggere il Parlamento, perché è una repubblica parlamentare e il governo è espressione della maggioranza parlamentare. Se ci fosse una forma di governo di tipo presidenziale o semipresidenziale, come in Francia, oppure come negli Stati Uniti, i cittadini eleggerebbero direttamente Premier. Avevamo anche parlato di qualche modifica della Costituzione, si erano anche costituiti dei gruppi, degli intergruppi parlamentari per lavorare su una nuova forma di governo e su modifiche in questo senso, ma fin tanto che la Costituzione è vigente, i cittadini italiani dovranno eleggere il Parlamento e il governo sarà, l'esecutivo sarà espressione di questa maggioranza parlamentare, penso che sia il capo dello Stato a dover fare da garante e a dover assumere la guida della situazione. E non ho visto, ripeto, se Mattarella avesse verificato che non c'erano maggioranze alternative, penso che avrebbe sciolto senza problemi le Camere. Ma la sorpresa, certo, è stato questo accordo sottobanco tra PD e 5 Stelle, che è stato del tutto inaspettato. Sì, ma perché tutto Luca De Carlo si ricorderà come me che si sono sempre scontrati tantissimo in aula. Mi ricordo i botti vecchi tra Fico, Fiano, i fogli che volavano, gli insulti. C'è sempre stato molto più astio tra PD e 5 Stelle che non tra PD e Lega, almeno in termini di comportamenti. Il governo col nemico scoppellito. No, anche per il passato, dopo 5 anni qui i grillini gli hanno detto si di tutto al sempre... PD, è ovvio che il PD avesse il dente un po' avvelenato. I 5 Stelle avevano fatto la campagna elettorale contro il PD nel 2018. Certo, Morosini, eravamo noi al erano molto accaniti. Io credo che la questione posta da professor Casen sulla rilevanza e come va valutata la piattaforma Rousseau possa essere letta in questi termini. Intanto non è vincolante. E ogni forma di consultazione, la democrazia può avere diverse interpretazioni e applicazioni. È chiaro che se fosse vincolante allora mi porrei dei dubbi, ma essendo una consultazione puramente così indicativa, a mio parere, magari ce ne fossero tante piattaforme Rousseau, che ogni partito avesse la possibilità di consultare in diretta i suoi iscritti, i suoi militanti, i suoi simpatizzanti. Io lo trovo giusto. È una forma di come fa il PD, che fa le primarie, che anche quelle non sono regolate. È meglio che non siano regolate, dove chiunque può andare a votare. La piattaforma Rousseau, salvo che non ponga dei limiti o non venga considerata come obbligatoria per poi chi è stato eletto in Parlamento, secondo me è una cosa utile. Non bisogna enfatizzare questi strumenti, non bisogna aver paura di varie esperienze di democrazia. Non è la democrazia diretta, non è quella istituzionale, ma quando lo si dice e ha un valore consultivo, per me è anche, a volte può aiutare a superare dei momenti di difficoltà nelle scelte che un partito deve fare piuttosto che un altro. No, naturalmente, è giusto mantenere un contatto con la base, con gli elettori, sì, e non escluderli fino alla prossima elezione. Prego. No, è evidente che questo plebiscito dentro Rousseau a favore della formazione del nuovo governo ha rafforzato politicamente la nascita del governo, insomma, no? Sempre tener conto, chiedo scusa, che 60.000 persone non sono 60 milioni di cittadini. Sì, ma nell'immaginario del 5 Stelle l'80% di consenso significa ok, siamo tutti con voi, facciamo questo governo. Bene, allora passiamo a un altro contributo. Passiamo a un altro contributo e vediamo invece Zingaretti cosa dice. Cosa dice? Stiamo
lavorando, come sapete, con pazienza, con serietà, per un governo di svolta vera, perché questo è quello che serve all'Italia, che riaccende i motori dell'economia, che nell'ultimo anno si è fermata, che tagli le tasse sul lavoro per aumentare i salari, soprattutto quelli più bassi, che investa sulla green economy, sulla scuola, per lo sviluppo economico delle imprese, che modifichi i decreti sicurezza. Un governo che cambi radicalmente quello che abbiamo visto fino ad ora e faccia cose utili per gli italiani. Se si stanno facendo, come pensiamo si stanno facendo, per fortuna, passi in avanti in questa direzione, ovviamente noi siamo fiduciosi e siamo ottimisti e continueremo a lavorare per questo risultato. Grazie. Scopelliti. Io sono assolutamente d'accordo con il mio segretario. Ah sì? Ah sì, 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 sì. Devo premettere che il segretario è stato eletto non da molto e io non sostenevo Zingaretti, perché io sostenevo Giachetti nella corsa alla segreteria. Giachetti Ascani, sì. Però adesso Zingaretti è il mio segretario. Non solo il mio segretario, ma riconosco a Zingaretti una particolare abilità a condurre il gioco, ha portato avanti questa operazione di governo in maniera eccellente. E aggiungo che mi piacciono tutti i parlamentari che ha, tutti i ministri che ha. Che ha scelto. Anche quella con la terza media, soprattutto la mia amica Teresa Bellanova, che è una bomba. Guarda, credetemi, io che la conosco personalmente, credimi, Alessio, è una bomba. In che senso? Una donna che ha cominciato a lavorare a 12 anni. A 15 anni era nelle campagne a fare la bracciante, a 16 anni era già delegata sindacale di un gruppo, cioè, e questa ha fatto una carriera sempre contro il caporalato, sempre rischiando la vita, perché in quelle zone si rischia la vita perché c'è la mafia, insomma, anche in Puglia. Puglia. È proprio la figlia di Di Vittorio, cioè da questo punto di vista, no? Peppino Di Vittorio, sì, certo. Il capo, quello che ha inventato la CGIL, era un cafone. Quando arrivò in Parlamento disse: scusate se un cafone è diventato parlamentare, ma io devo dare voce anche a tutti i cafoni del mondo, in primis quelli della mia terra. Allora adesso la parola comunque la Lega parla bene, parla forbitamente, non parla come uno della terza media, insomma. Allora innanzitutto la composizione del governo è molto emblematica, perché c'è un solo esponente del nord, che è il ministro D'Incà, che è bellunese, l'unico veneto nell'esecutivo, no, a parte Fraccaro, no? Che è sottosegretario della presidenza. È eletto a Trento, sì, Fraccaro. E che è sottosegretario della presidenza del Consiglio, per cui abbiamo soltanto due veneti nell'esecutivo, tantissimi esponenti del centro-sud. In termini di programmi non si parla di imprese. Entrambi sono disponibili a rivedere la posizione rispetto a quello che hanno sempre sostenuto in passato, sia i 5 Stelle che il PD. Il PD è disponibile a rivedere la posizione sul taglio dei parlamentari, i 5 Stelle sono addirittura disponibili a mettere mano su cose che hanno votato loro, come i decreti sicurezza. Penso che sia veramente assurdo. È la vita. Vai a buttare via un anno e mezzo di lavoro? Sei disponibile a rivedere tutto pur di conservare il potere? Ma sai, quando subisci qualcosa in Parlamento poi cambi idea. È questo che contesto, la mancanza di coerenza. Lei come vede questa? Ah, guardi, intanto è evidente che piaccia la linea di Zingaretti a un rappresentante di Ascani, Giachetti e Renzi, perché evidentemente Giachetti, nonostante sia eletto con 2.300.000 persone che sono andate a votare per questo segretario, la linea l'ha presa da Matteo Renzi. Non è che l'ha dettata Zingaretti la linea, anzi Zingaretti probabilmente sarebbe magari andato anche volentieri al voto. Renzi, che è un politico una spanna sopra tanti che oggi siedono in Parlamento, ha dettato la linea al PD, riprendendosi di fatto in mano il PD. Quindi quando qualcuno dice che
sta cercando di farsi un partito nuovo, ed è anche probabile, visto che con questa legge elettorale un grande centro è così, è garanzia di assoluta tenuta del potere, e quindi Calenda, Renzi, una parte dei Berlusconis, Cairo con le risorse, sono un partito futuribile. Ma fino a che Renzi comanderà e detterà la linea a Zingaretti in questa maniera, è evidente che resterà lì. Secondo aspetto che mi piaceva un po' sottolineare è che il ministro dell'agricoltura, quindi il mio ministro, perché io sono segretario della Commissione Agricoltura, a cui riconosco di non aver fatto probabilmente le superiori e l'università, ma di aver fatto veramente il lavoro sul campo e ha veramente fatto l'università della strada, per cui mi dà fastidio, l'ho detto anche a tanti elettori del centrodestra, che la si prenda in giro per come si veste, per le sue fattezze fisiche e per il fatto che abbia la terza media. Io non credo che all'interno del Parlamento si debba essere tutti laureati o tutti diplomati. Ben detto. Tanto è vero che il mondo è il mondo fuori dal Parlamento, se il Parlamento è l'espressione di quello che c'è fuori, è evidente che c'è spazio per tutte le classi sociali e per anche chi in questo caso riveste quel ruolo. Per cui io mi scontrerò con molta probabilità col ministro per le sue posizioni, magari vicino alla CGIL, legittimamente certo. Sui temi non mi troverete mai a discutere del ministro per come si veste, benissimo, per il titolo di studio, evidentemente Augusto, per il peso che ha, anche perché non potrei parlare io di longevità, allora, non possiamo parlare, esatto, né tantomeno allora, per il grado di studio. Un altro contributo, che parliamo di Matteo numero uno, poi parleremo di Matteo numero due. Sì. Diciamo che hanno un percorso politico abbastanza speculare, diciamo, come esperienza. Grande esplosione e subito dopo una grande implosione. Allora vediamo Matteo Renzi cosa dice di questo governo. Contributo numero 5. Ora facciamo nascere questo governo, mettiamo a posto i conti, c'è un programma sul quale stanno lavorando i segretari Zingaretti per quello che riguarda il Partito Democratico, e sulla base di questo in Parlamento io sono assolutamente convinto che ci saranno le condizioni perché questa legislatura duri fino al 2023. Dopodiché sapete meglio di me che la politica è il regno delle sorprese, nessuno di voi un mese fa immaginava quello che poi è accaduto. Con Grillo abbiamo firmato un documento sui vaccini insieme, preparato dal professor Burioni qualche anno fa, dopodiché io continuo a pensare quello che penso del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle continua a pensare di me quello che sapete, non è che abbiamo cambiato idea, non c'è nessuna conversione sulla via di Damasco, penso che tra avversari politici, se c'è bisogno di dare una mano all'Italia, si possa dare una mano all'Italia. C'è un... Quindi è una pace, diciamo, limitata. Ma come tutte le pace in politica, mi verrebbe di dire. Cioè, mi stupisco che voi vi stupiate di queste dichiarazioni. Sì, cioè, siamo ancora troppo. Questa è la politica bellezza, come dice. Noi dovremmo aver imparato com'è il PD. In realtà non ci abituiamo mai a queste cose. Scusa, la questione, dirimente qua è questa. Se noi non avessimo fatto questa scelta, che cosa sarebbe successo? Andati a votare. E chi avrebbe vinto? Noi. E allora abbiamo fatto benissimo a farlo, quello che abbiamo fatto. Scusa, ma perché dovevamo consegnarvi il paese? Quando possiamo benissimo governarlo noi fino al 2023. Ma perché se lo governate con qualcuno che ha una fa sintesi della vostra... con cui non avete litigato fino a due minuti fa, non è che governare il paese è la cosa più importante, capite qual è la differenza? Sì. Cioè a voi basta il potere, no. Qualsiasi cosa pur di stare al potere e non mettere, e come siete scesi a patti, non è così, siete scesi a patti con 5 Stelle, che sono le persone con cui vi siete scambiati delle parole gravi, siete quelli di Bibbiano per loro, per me siete ancora quelli di Bibbiano, ma tu hai sentito, per loro non lo siete più. Ma tu hai sentito quello che diceva per esempio di Battista, di Salvini, prima delle elezioni, perché era à la guerre comme à la guerre prima delle elezioni. Ma dov'è il mio problema? Guarda, 5 Stelle e la Lega sparavano a zero su di noi che avevamo governato. Ma io non discuto degli altri non coerenti come voi. Se raffronti con quello che diceva la Meloni prima, per esempio, se trovate una cosa di incoerente, scusa, di quel partito faccio parte. No, torno al ragionamento. Il ragionamento è questo.
Se la Lega va al governo da sola, che cosa succede? Succede, secondo me fa la flat tax e fa 30 miliardi di deficit. Sì, ma stiamo ipotizzando... Fa lì, ma io dico... Guarda che adesso il deficit ci fa uscire dall'Europa. Abbiamo visto questo che fa la Lega. Tutte le ipotesi politiche sono state annullate. Esatto. E peraltro, tengo a precisare, che quelli che hanno votato Lega... si sono trovati con 5 Stelle, quelli che hanno votato 5 Stelle si sono trovati con la Lega, poi quelli che hanno votato col PD adesso si trovano con 5 Stelle, la Lega è fuori, per cui qualsiasi previsione allora, diciamo se, che se proprio vuole, non riusciamo guardi, a combinare. Guardi, invece, che sono andato in ferie con un governo sotto invece, abbiamo un altro bel contributo che è quello di Salvini. Un secondo solo per dirle che il dibattito del rapporto con i 5 Stelle dentro il PD è cominciato addirittura il 5 marzo, cioè subito dopo le elezioni. Eravamo noi renziani che non volevamo l'accordo con perfetto. E poi noi abbiamo cambiato idea e l'accordo l'abbiamo fatto. Ecco, quindi, perché solo gli stupidi non cambiano idea. Perché solo gli stupidi non cambiano idea. Davanti a 400 nomine, solo gli stupidi non cambiano idea. Posso leggere, allora. Posso leggere due righe di Dante? Prego. Attuale, ma... Ai serva Italia, di dolore ostello. È il verso iniziale di una celebre inventiva di Dante. Un tempo dominatrice delle province dell'impero romano è diventata un bordello. Questa è la realtà. Dante. Sì, ma Lino di Mameli, no? Sì, anche. L'Italia è la mia nazione. Siamo divisi perché siamo divisi. Siamo derisi perché siamo divisi. Quindi mi pare che da Dante a Mameli diciamo, il passo è abbastanza lungo, ma la conferma nell'Ottocento era che professore, purtroppo l'Italia è fatta così. Per rispondere al simpatico allora, amico, l'Italia è uno Stato ma non è una nazione, è una multinazionale. È una multinazionale. Multinazionali sono quelli degli amici qua. Allora, abbiamo un altro contributo sempre di Matteo numero 2 che è Salvini, prego. Ma che 5 Stelle non volessero l'autonomia è qualcosa che c'era chiaro da un anno, mi spiace perché anche lì ci sono milioni di italiani che l'aspettavano da nord ma soprattutto a sud, chi non vuole l'autonomia difende la vecchia politica e vabbè non si finisce mai di imparare, ci arriveremo, quello di cui sono convinto è che vinceremo, magari ritardano di qualche mese, non c'è problema. Di qualche anno. Silvia. Prima è stato confermato che si tratta soltanto di una questione di opportunità politica, ma non di una questione di vera affinità tra i nuovi partner di governo, tra i 5 Stelle e il PD. Come sì, ma è diverso, perché non c'è mai stato questo accanimento tra la Lega e i 5 Stelle. Non avevano mai governato insieme, si erano guardati con diffidenza, ma non c'erano mai stati scontri ai livelli di quelli che abbiamo visto con il PD. Non abbiamo mai visto l'accanimento dei 5 Stelle contro la Lega come quello che c'è stato nei confronti del PD. Per questo oddio, ragione, non è che siano teneri molto che, 5 Stelle con infatti la Lega. Abbiamo fatto un tentativo sulla base di un accordo che poi non è andato a buon fine, non tutti i matrimoni si sa poi vanno a finire bene. Tuttavia non bisogna rinnegare quello che di buono è stato ottenuto, quello che di buono è stato fatto, anche se 5 Stelle ora sembrano disponibili a rimettere mano su tutto pur di andare d'accordo con tutto i nuovi alleati. Quindi ma il decreto sicurezza bis lo cambiamo, vorrebbe dire che non vorrebbe dire che non si sa mai. Dal punto di vista costituzionale è legittimo, ma dal punto di vista politico penso che non sia assolutamente condivisibile quello che è successo. E da lunedì, ripeto, inizieremo a fare opposizione insieme agli altri alleati di centrodestra. E chissà, magari fra qualche mese si tornerà finalmente alle urne e a quel punto l'autonomia la porteremo a casa con un governo di centrodestra. Vediamo un attimo se la regia propone questo messaggio del telespettatore, perché la Lega continua a tenere i Veneti sotto lo Stato italiano, a non portarci verso l'indipendenza, fate solo il gioco assieme allo Stato italiano di tenere i Veneti in un angolo sotto lo Stato italiano e dissanguarli di tutto. Ma questo cittadino interpreta quello che è un sentimento sempre più diffuso. No. L'idea indipendentista in Veneto, anche nelle ultime elezioni regionali, piace o non gliel'hai dettato tu, dillo.
Ma non so neanche, io non sono abituato a queste bassette, siete voi nel bordello italiano dantescamente richiamato prima, che fate l'accordo a tutti i costi e non avete scrupoli. Io sono una persona seria. Ecco, tutte le regioni devono essere autonome oppure venga tolta. Questa è l'antitesi. Ecco, questa invece, per stare in diretta con i cittadini, questa invece è una cosa intelligente che anche il professor Ivone Cacciavillani, avvocato illustre amministrativista, un personaggio di grandissima esperienza, aveva combattuto personalmente in Europa ritenendo che, e argomentando con solide considerazioni, che non vi siano più i presupposti per tenere le 5 regioni a statuto speciale. Non ci sono i presupposti storici, non ci sono i presupposti di confine perché solo l'Europa è unitaria, e nemmeno Renzi ha avuto il coraggio, quando propose la riforma che votammo il 4 dicembre 2016, di toccare per ragioni di equilibrio politico le regioni a statuto. Questa è una cosa che sarebbe stata intelligente. Oppure allora ognuno si pesa tutte le regioni a statuto speciale. Allora sono d'accordo. O le eliminiamo tutte, o tutte le regioni a statuto speciale. In realtà l'Italia non ha la forza di cambiare, non cambierà nulla, è quello che dicevo prima con un po' di enfasi, e mi scuso se sono stato esuberante, ma la cosa la vivo intensamente. Il Veneto è stanco, non ce la fa più, non ci crede nessuno all'autonomia. Zaia stesso purtroppo è stato ingannato ed è in ritardo su un percorso che lui pensava raggiunto. Bisogna che uniamo trasversalmente le nostre energie, impegnandoci a lavorare per il territorio. Certo. Andare a Roma a fare le manifestazioni con tutto rispetto non serve a nulla, le manifestazioni dobbiamo farle qui con la gente che è sfruttata da tasse giugulatorie, da una burocrazia insopportabile, dall'inefficienza di quelle che sono le strutture portanti anche della vita quotidiana. Le infrastrutture ci mancano, il rispetto e la qualità dell'ambiente sul quale potremmo vivere benissimo, il turismo che è una risorsa, il nostro petrolio non lo sfruttiamo al massimo. Il Veneto ha bisogno di far da solo. Invece in Calabria Europa, ci sono i ponti in Europa d'oro, questo è il punto fondamentale. Il Veneto indipendente è un'Europa nuova, diversa, ripensata. Invece abbiamo la riproposizione della stessa Europa. Chi voleva Gentiloni e il nuovo ministro dell'economia in Europa è perché vuole l'Europa degli stati, quella che ci ha soffocato, quella che in malo modo Salvini ha combattuto, perché non è che bisogna essere contro l'Europa, bisogna essere contro questa Europa, ma di Europa abbiamo bisogno, ma in termini diversi. E invece siamo tornati più indietro, siamo tornati beffati, l'autonomia ce la sogniamo, diciamo io ai Veneti, ce la sogniamo, e quindi anche l'anno, le prossime scelte dobbiamo vederle insieme, trasversalmente, da posizioni distinte, ma trasversalmente. Allora, Veneti vediamo uniti, gli ultimi messaggi che ci sono a un'Italia che è irriformabile. Ma se nei meeting europei e mondiali i partecipanti dei governi si trovano a interloquire con rappresentanti istituzionali sempre diversi, che credibilità possiamo avere come paese? Sì, allora in questo senso diamo spazio a un altro contributo che è quello della Meloni. Prego. Certo. Finalmente. Oh. Siamo meglio, io posso dire che noi stiamo ricevendo per questa manifestazione delle adesioni che vanno assolutamente oltre ogni nostra aspettativa. Tra l'altro parliamo delle 11 mattina di un lunedì, quindi di un giorno non esattamente facile, ma ci sono tante persone che vogliono venire a dire di no a questo scempio. E anche trasversali, chiaramente di Fratelli d'Italia, chiaramente di centrodestra, molti di centrodestra, ma anche qualche grillino deluso, qualcuno che magari aveva votato il Movimento 5 Stelle per mandare a casa il PD, adesso si ritrova al governo con Renzi, per cui insomma noi diciamo a tutti gli italiani, scendete in piazza con noi, venite a dire che non tutto può essere fatto sulla vostra testa e nel vostro nome. Ci saranno solo bandiere tricolori, non ci saranno bandiere di partito, e quindi è una manifestazione aperta a tutti. Ecco, beh, mi piace questa, mi piace questa. Sì, prego. Non si può capire. Dai. No, beh, allora lunedì manifestazione. Questa figura, capito. Tutti invitati, sì, voi della Lega ci sarete. Ci vengono anche noi. Vengono. Leggiamo il contributo. Senti, dai. Cosa pensava Salvini quando ha affossato il governo? Un napoletano del quartiere di Barra tanti anni fa diceva: quanti abitanti fa il Veneto? Le risorse italiane vanno ripartite e quindi la mucca va munta in proporzione alla popolazione. Assistenzialismo sempre. Questa è la realtà. Sì, ma anche alla produttività, e quindi questo è uno dei fattori fondamentali per cui
la produttività deve essere uno stimolo e non l'abbattimento della... E quindi diciamo che l'economia è un'economia che deve essere giustamente competitiva e quindi ciascuno deve contribuire allo sviluppo dell'economia e non togliere risorse a uno per buttare a fondo perduto ad altri che invece vanno sperperando. Sì, quindi il controllo è fondamentale in questo senso. Sì. Prego, è un sistema che si è generato negli anni, cioè si è dato per scontato, ancora oggi si dà per scontato che il Sud non abbia nessuna speranza, tant'è che lo si foraggia con il reddito di cittadinanza, quando al Nord si è sempre investito fortemente anche in infrastrutture, anche in industria, in 70 anni di Repubblica, al Sud lo si è sempre trattato come quello arretrato, tanto poi la gente dal Sud saliva a lavorare al Nord, quindi non si è mai fatta una politica vera di infrastrutturazione del Sud, perché se lei va a vedere le strade dal centro Italia in giù, fanno terrore, le strade provinciali loro, che io mi lamento, ma anche le autostrade, e anche le autostrade, ma le strade provinciali, che sono, non sono strade autostrade quindi a pedaggio, ma sono strade su cui io posso fare in provincia di Belluno un attimo di paragone, sono strade che noi non abbiamo neanche sulle silvopastorali, perché c'è un gap infrastrutturale che è grandissimo al Sud e il governo scorso ha dato ancora per spacciato il Sud, perché gli ha detto voi laggiù beccatevi il reddito di cittadinanza, è successo sempre in questi anni, dove si è preferito fare in modo che aumentassero esponenzialmente il numero dei dipendenti pubblici sotto forma del massimo di assistenzialismo, se è vero come è vero che in Sicilia ce n'è 25.000 e in Veneto ce n'è 3.500, è evidente che lì si è scelto di mantenere la gente per non lavorare, mentre qua si è deciso che questa parte del paese invece, su questa parte del paese andava sostenuta l'economia. Secondo me è ora di rovesciare questo paradigma. Bravo. È ora di infrastrutturare anche il Sud, e è vero che una certa qual forma di maggiore autonomia serve anche alle regioni del Sud, perché la responsabilità, che è quella per cui si fa, io sono favorevole a un certo a maggiori forme di autonomia, non necessariamente le 23 materie e non necessariamente i 9 decimi, ma maggiori forme di responsabilità sono perché anche il politico del Sud non si sogni mai di poter fare tutto tanto paga pantalone. E questo va rimesso al centro dell'attività politica. Scusa amico, ti ho ascoltato con molto interesse, ma non è pensabile che una regione come il Molise, che ha 350.000 abitanti, possa avere la stessa autonomia del Veneto, della Lombardia? Ci rendiamo conto? La Puglia? La Puglia è già una cosa diversa. La Sicilia? Ma chiediamoci se ha senso che esista il Molise. Io segnalerei invece. Chiediamoci se ha senso che esista il Molise. Appunto. Sono 300.000 abitanti, quasi come la provincia di Belluno. Quello che diceva lei prima lo ha scritto oggi Aldo Cazzullo, che io non stimo per altri versi, sul Corriere del Veneto. Cazzullo è uno che ha le sue idee, dove diceva che questo governo rischia di dare ulteriore assistenzialismo al Sud e ulteriori tasse al Nord. Questa è la realtà. Vabbè, se l'hai inventato. C'ha la palla di scusate perché il Sud magna le ore. Cazzullo, diceva. Il Sud magna le ore. Allora, ultimo contributo, boccia e autonomia. Bene, vediamo il neo ministro. Noi vogliamo esclusivamente pacificare il paese. Nord e sud devono tenersi per mano, non c'è una priorità sull'altra, e io penso che un paese che ha molte diseguaglianze deve occuparsi esclusivamente della riduzione delle diseguaglianze. Non possiamo pensare che l'autonomia sia un provvedimento di alcuni contro altri. Era passata questa percezione nel paese, non ne voglio dare una colpa ad una forza politica o all'altra, ma l'autonomia deve essere una grande opportunità per il paese, non può essere un impoverimento per una parte, un arricchimento per un altro. Quindi, sottoscrivo. Quindi, quando tutti non dire niente. Questo non dovrebbe, prego. Io lo inviterei a leggere Alexis de Tocqueville, che ha scritto La democrazia in America, dove diceva che l'eguaglianza di cui parla lui è l'eguaglianza alla partenza, non eguaglianza alla fine, perché l'eguaglianza alla fine è un'eguaglianza privilegiata e quindi è un ossimoro, vuol dire assistenza.
qua il concetto che questo signore che andrà a governare un tema delicato non ha assolutamente. Ma il punto è proprio quello, allora, sentiamo, è che non si parte tutti allo stesso livello. Un ragazzo che studia nel Molise non ha le stesse possibilità di un ragazzo che studia a Padova, questa è la verità. Ma allora non incontrovertibile. I miei figli, il mio figlio è andato a fare il dottorato di ricerca a Bristol perché pagava papà, perché non aveva, perché se lo poteva permettere, insomma, perché pagavo io. Ma il figlio di un bracciante agricolo di Bisceglie non farà mai il dottorato di ricerca a Bristol. Questo è la... Allora io devo dare le opportunità anche al figlio del bracciante di Bisceglie. Scusami Scopelliti, ma neanche il figlio di un operaio in Veneto potrà mai permettersi di andare a Bristol a fare il dottorato. No, vabbè, guarda, non pensare, no, io la povertà è oggettiva, è vero che loro l'hanno sconfitta la povertà. Io non sono ricco, sono un piccolo borghese. Onorevole Silvio, disposto a fare debiti per i figli. Sull'autonomia e sul nuovo governo, Silvia Covolo, una sua opinione su quello che ha detto il ministro in questo momento. Penso che si tratti di dichiarazioni piuttosto inquietanti, tanto che in una sua intervista di giugno, del mese di giugno scorso, lo stesso ministro Boccia sosteneva, al pari di Carla Ruocco che ho citato prima, che il Sud sia sempre stato penalizzato in termini di trasferimenti, quando invece è vero il contrario, perché il Nord vive di risorse proprie, il Sud invece vive di assistenzialismo. L'autonomia differenziata è qualcosa che possono chiedere tutte le regioni d'Italia, in base all'articolo 116 della Costituzione. Penso che sia un'occasione per tutti per divenire responsabili, quindi per rendere conto ai propri cittadini di come vengono gestite le risorse introitate nei territori, per cui penso che sia un'occasione unica che tutte le regioni possano ottenere e conquistare questa forma di maggiore autonomia. Devono esserci le opportune intese tra Stato e Regioni, quindi la volontà politica anche da parte di questo nuovo esecutivo di lavorare in questa direzione. Ecco, a difesa del Sud, io dico che va considerato in due maniere. Il Sud politico, che si è mangiato tutte le risorse, e parliamo, chi ha l'età conosce la cassa del Mezzogiorno, sono stati migliaia di miliardi sono stati dati al Sud, ma naturalmente ai cittadini del Sud non arrivava nulla, questo è il punto. Quindi bisogna salvare il cittadino del Sud e invece rivedere la politica del Sud. Ecco. Staremo a vedere, Ermanno, staremo a vedere. Chi vivrà, vedrà. Certo. Allora ringraziamo i nostri ospiti che sono stati con noi. Allora, Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, grazie all'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, e grazie a Francesco Scopelliti del Partito Democratico, grazie all'onorevole Silvia Covolo della Lega Nord. Invece, per i nostri telespettatori, adesso andiamo brevemente in pubblicità, poi abbiamo il nostro appuntamento settimanale con il Memento, torneremo a parlare del mondo. Lo hanno letto sotto nel crawl che passava, e poi dopo un momento parleremo anche della questione dei colli uganei, dei cinghiali, degli abbattimenti. I nostri interpretatori, perché non scappino, quando faremo vedere Mose, faremo effettivamente vedere quali sono i difetti anche dal punto di vista grafico e di animazione, perché questo è molto importante per capire, se no con le parole spesso la parte ingegneristica sfugge. Certo, a tra poco, dopo la pubblicità.